tutti, ci troviamo all'interno degli spazi virtuali di Soul Harmony Gallery, una galleria nata nel 2018 per mia iniziativa. Io sono Pasquale Di Matteo, ne sono il direttore artistico e mi piace sottolineare che è nata in un periodo in cui molti ridevano, gran parte degli operatori sorridevano all'idea di questa galleria virtuale, e ora sorrido io nel vedere come tutti corrano a cercare di ripercorrere passi da me fatti 3 anni fa. E detto ciò, mi appresto a presentare una mostra collettiva, la prima di tanti eventi che cominceremo a farli soprattutto a partire dal 2022. Questo evento si chiama Ripartiamo dal futuro. Ripartiamo dal futuro perché è indiscutibile che ci sia bisogno di una ripartenza non soltanto a livello artistico, una ripartenza culturale, una ripartenza sociale. Viviamo un momento di forte cattiveria, di forte discriminazione sociale. Ci sono, diciamo, questi ultimi mesi hanno creato delle diatribe tra amici che non si parlano più, familiari che non si parlano più, gente che oggi comincia a sentire la magia del Natale e lo fa guardando in cagnesco un fratello, un cugino, un amico intimo, persone che con cui fino a ieri condividevano tutto nella vita, e che oggi, solo perché è saltata quella che è, diciamo, la fondamentale coesione sociale dettata dal rispetto delle opinioni altrui, oggi appunto, in virtù di quella mancanza, abbiamo veramente bisogno di una ripartenza, di ritrovare quello che è la civiltà, perché quello che manca veramente in Italia in questo momento è la civiltà. E chi più dell'elemento culturale, cosa più dell'elemento culturale può far ripartire il motore dell'intelligenza, il motore della saggezza, il motore della cultura, se non la cultura stessa? Lo fecero già nel secolo scorso i grandi artisti che confluirono nel November Group, quel gruppo nato in Germania che accomunava grandi artisti dell'epoca, intellettuali, scrittori, attori di teatro, pittori, e che poi fu chiaramente soppresso dal nazismo per ovvie ragioni, perché è chiaro che la pluralità del pensiero, quando è associata e sviluppata e promossa da persone di cultura, fa sempre orrore a chi invece vuole imporre regime. Quindi una ripartenza, ripartiamo dal futuro, e ripartiamo con Soul Harmony Gallery nel futuro, ripartiamo con questa collettiva. Ora io mi appresto a girare virtualmente all'interno di questa galleria, all'interno di questi ambienti virtuali, e andrò a presentare ciascuno degli artisti che esporrà in questa mostra, ciascuno con 5-6 opere all'interno di un ambiente dedicato, espressamente dedicato. Grazie. Sirio. Siamo all'interno dell'ambiente virtuale dell'artista Sirio, un ambiente in cui ho coniugato quello che sono tutti gli elementi che determinano l'espressione artistica di questa straordinaria artista. La scultura che potete vedere, e la pittura che si caratterizza per l'attenzione peculiare nei confronti della donna, delle dinamiche del mondo femminile, e per l'informalità, un'informalità nell'opera al centro, un'informalità dove tutto è esuberanza, energia, ed è ciò che rappresenta dentro la stessa Sirio, la donna, il Bira Sirio. All'interno c'è questa frizzantezza di energie, di emozioni, di contrasti che è come un Big Bang, riesce poi a manifestare, a estroflettere sulla tela, manifestando ciò che ha dentro. Le sculture sono dimostrazione di abilità, è un artista di grande costruzione accademica, ed è un artista che è legata molto a quelli che sono i concetti filosofici, quelli che sono i concetti artistici legati al classicismo,
vediamo le proporzioni, il senso delle proporzioni, ma anche il senso del saper cogliere l'attimo, saper cogliere il tormento provato dalla persona raffigurata, dall'elemento raffigurato. Così come riesce a coniugare questi stessi elementi nella pittura delle donne, che va a collocare in ambienti onirici sempre diversi e le rappresenta, le manifesta sempre con le diverse peculiarità emotive di una donna, ora riflessiva, altre volte pensierosa e triste, altre volte più allegra e che manifesta emancipazione. Quindi è un artista del bello, è un artista dell'eleganza ed è un artista che è sicuramente una delle più interessanti proposte dell'attuale panorama artistico italiano ed è una delle artiste su cui, se fossi un collezionista, sicuramente punterei. Sirio. Patrizia Testoni. Patrizia Testoni è un'artista molto particolare che crea delle evoluzioni con colori che si rifanno al terreno, alla terra, si rifanno quindi a livello psicologico a quelle che sono le radici culturali, le radici familiari. Quindi è una pittura, quella di Patrizia Testoni, che si rifà ai valori di un tempo e si ripercorrono spesso queste opere, quasi sempre, non dico uguali, ma simili, ed è come se l'artista volesse proprio rimarcare questo concetto di ancorarsi a quelle che sono le nostre radici, ancorarsi ai nostri valori, come se si sentisse Patrizia Testoni trasportata via da un uragano e lei invece si afferrasse, si aggrappasse a questi valori per non essere spazzata via. È un'artista molto suggestiva e sicuramente dalla mentalità aperta, lo si vede da questi suoi avviluppamenti di percorsi cromatici che non hanno mai degli smussi, non hanno mai angoli retti, non c'è una chiusura. Quindi il pensiero di Patrizia Testoni è un pensiero in continua evoluzione, è un pensiero quindi aperto, a 360 gradi, un artista molto suggestiva che è un piacere avere qui in questa rassegna che si chiama proprio Ripartiamo dal futuro, perché essere ancorati al passato è come portarsi via prima di un viaggio decisivo nella vita, magari di cambiare nazione, okay? Uno porta le cose che sono davvero indispensabili, non può portarsi dietro tutto. Ecco, i valori, gli affetti familiari, le radici, le nostre tradizioni culturali, quelli sono i valori fondamentali e sono quello che ci dice Patrizia Testoni. Grazie. Siamo nell'ambiente dedicato a Simona Versichelli. Simona Versichelli è un'artista accademica, è un'artista che io stimo molto e che seguo da diverso tempo, un artista che ho avuto l'onore e il privilegio di presentare in alcune rassegne, anche dal vero, anche fisicamente, come per esempio in CEAR Gallery nel 2019, nello stesso anno al Campidoglio. L'ho presentata e purtroppo non ha potuto partecipare fisicamente in Salustiana Art Today Gallery di fronte all'ambasciata americana lo scorso mese di settembre. È un'artista accademica, dicevo, che è, diciamo, un espressionista quasi informale, caratterizzata da colori molto vivaci, con cui determina uno stile che è distinguibile. Questo è uno degli elementi su cui punto sempre tantissimo, perché sono alla base di un grande artista, sono la base per elevare il semplice pittore al livello di artista. Noi, quando studiamo i grandi del Novecento, li studiamo per il loro messaggio innanzitutto, ma anche per i loro stili. Gran parte dei maestri, quelli che noi giudichiamo essere maestri del Novecento, sono persone che hanno poi imposto il loro stile. Pensate, quando andate in una rassegna, quante copie o simili o opere simili a un Van Gogh trovate. Van Gogh, per dire, Kandinsky o tanti altri, Chagall. Ecco, Simona Veronica Versichelli ha questa peculiarità di essere molto distinguibile in mezzo a tanti altri.
È un artista che individua tanti simboli, introduce all'interno delle sue opere molti simboli, e quindi sono opere che fanno pensare, simboli che in questi ultimi periodi si rifanno quasi sempre all'Italia, quasi sempre all'attualità. È un artista che, seppur attraverso una poetica ermetica, riesce a veicolare un messaggio che obbliga l'interlocutore, in questo caso chi osserva le opere, a pensare, ad esprimere un'opinione, ma soprattutto a pensare. Pensare oggi è una delle attività che sembra più difficili in assoluto, perché siamo abituati, ormai anche fin da bambini si abituano i bambini a delegare tutto alle macchine, a un dispositivo elettronico, a non consultare più il vocabolario perché tanto ci sono app o programmi o siti da visitare online. Ecco, diciamo che Simona Veronica Versichelli, come se ci dicesse: attenzione, che poi se un domani dovessimo restare senza corrente, non avremmo più gli strumenti per pensare, non avremmo più gli strumenti perché non saremmo più capaci di trovare le risposte alle tante domande che poi emergerebbero e che oggi purtroppo in maniera accomodante preferiamo che siano questi dispositivi a rispondere a queste domande. Quindi Simona Veronica Versichelli, un artista che io vi invito a cercare in rete, trovate, visto che abbiamo questi dispositivi, utilizziamoli, perché quando si possono utilizzare in maniera intelligente ovviamente va bene. È un artista che vi invito appunto a cercare, perché è un artista anche in chiave, diciamo, di collezionismo, su cui si può sicuramente puntare, anche se è un artista che non investe tantissimo su se stessa, è comunque una persona già matura, con uno stile maturo, e che sicuramente in futuro potrà avere un valore di mercato maggiore rispetto a quello di oggi. Simona Veronica Versichelli. Sabrina Ziani. Sabrina Ziani è, come la potete vedere qua in quest'opera, è libera. È un'artista libera, è una donna libera, è una donna che vive, possiamo dire, alla giornata, ma non perché non abbia logica, non abbia buon senso, ma perché è davvero una persona che vive la libertà con la L maiuscola. E lo si nota all'interno di quelle che sono le sue opere. Le sue opere sono stati emozionali, che affrontano a 360 gradi tutte le dinamiche del vivere, e soprattutto chiaramente in ambito femminile, quello che può essere il punto di vista sulla vita di una donna. E questa è l'arte in sintesi di Sabrina Ziani, e lo vediamo proprio in queste ali, dove un'ala scura e un'ala bianca e un'ala nera sono le due anime, dove Sabrina Ziani è come una biglia sballottata tra bene e male, tra forza e leggerezza, ed è, diciamo, alla continua ricerca di se stessa attraverso la ricerca di un equilibrio tra gli elementi naturali. È fortemente ancorata Sabrina Ziani a quello che è la terra, a quello che è l'ambiente, a quello che è la natura delle cose, il vivere normale, il vivere senza troppi fronzoli, senza troppi orpelli di cui ormai la vita sembra circondarsi, quasi come se fosse indispensabile. Ecco, Sabrina Ziani attraverso la sua arte quasi parla di storia, parla di vita, parla di sociologia, ci riconduce a momenti primordiali, opere con cui parla della sessualità, ma la sessualità vista come l'elemento generatore della vita stessa. È un'artista veramente molto suggestiva, è un'artista che a me piace molto, e ha, lavorando su se stessa, soprattutto su quello che è il discorso di promozione di se stessa, è un artista che a mio avviso sarebbe destinata davvero a un futuro roseo. Sabrina Ziani. Bene, siamo giunti al termine di questa rassegna. Ovviamente la rassegna si compone di più video, sono circa 5, come abbiamo visto, sono circa 5 artisti ogni video, e questo ripartiamo dal futuro, diciamo il primo
evento, di una lunga serie di eventi che si determineranno, si faranno all'interno degli spazi virtuali di Solar Gallery. Il prossimo sarà durante la primavera del 2022, qualche artista che avete visto in questa occasione potrebbe ricapitare anche più avanti, anche perché no, proprio dall'evento della prossima primavera, e altri ne troverete ancora. Io vi invito a restare, se questo è il primo video arriverà immediatamente poi il secondo, il terzo, sono quattro video se non ricordo male, tutto questo evento di Ripartiamo dal Futuro, e vi chiedo di restare collegati perché ne vedremo delle belle nel 2022 con Solermo Nigale, Pasquale Di Matteo e Solermo Nigale. Vi ringrazio, alla prossima.